Quando ho vinto il mio primo disco d'oro, e all'epoca i dischi d'oro per averne uno, quando prendevi un disco d'oro vuol dire che avevi venduto 1 milione di dischi, di vinili, no, come adesso che con 20.000 click tiene il disco di platino. All'epoca era 1 milione di dischi che bisognava vendere. Quando ho portato il primo disco d'oro a casa, che non è quello, lo feci vedere a mio padre. Mio padre lo guardò e mi disse: bello, molto bello, ma quando è che ti trovi un lavoro? E questa frase mi è girata in testa e ancora mi gira in testa, perché io ho sempre considerato questo mondo, questo lavoro, questo mestiere, come vi pare, un gioco. Perché è un gioco? Cioè, se hai successo qui, sei bello, per carità, ma prima o poi finisce. Se hai un insuccesso qui, brutto quanto vuoi, ma prima o poi la gente se lo dimentica. Alla fine, il successo o l'insuccesso sono due bluff mostruosi, sono situazioni contingenti del momento. Succede di fare delle canzoni che restano poi nella storia. A qualcuno succede, a me sta succedendo, ma questo non ti cambia la vita, perché poi torni a casa e ti fa ugualmente male lo stomaco, hai ugualmente sonno, mangi le stesse cose che mangiavi prima, i tuoi figli crescono con la velocità con cui crescevano prima, la famiglia ha gli stessi problemi di sempre, non cambia niente. Oltretutto, io ho cominciato questo mestiere quando ero già, diciamo, formato, avevo già un carattere, avevo già un'adeguazione, avevo già una certa impostazione. Questa cosa non mi ha cambiato niente. Ok, adesso esco da questa porta e faccio il cantante. Ecco, questo mestiere è stato sempre questo per me. Io esco dalla porta di casa, vado a fare il cantante. Quando rientro, chiudo la porta, fine del cantante. Prossima volta che riapro la porta ed esco, rifaccio il cantante.